Ma che bella carota che c'è sulla Switch. Oh, davvero c'è una carota? Fammi No, vedere! non si può vedere. No, Ma come non si può vedere? Voglio vedere! no. No, non si può, mi dispiace. È privato. Ok, va bene, allora no, non guardo, non guardo. Però volevo un attimo vedere, nel senso. Poi, scusami, ma come ti permetti? Io adesso. Oddio, che ti è successa la voce? Niente, mi ero talmente tanto arrabbiato che era arrivato il maestro strano che parlava dentro di me. Vabbè, Oddio, niente, ma chi è sto esatto. maestro strano, scusa? È il maestro strano della Switch, perché tu dovrai costruire la Switch, una casa tipo Switch, e io dovrò costruire una casa tipo Xbox Series X, la nuova Xbox Series X. Però Meglio io la la farò. Switch, meglio la Switch. Questi sono punti di vista, evitiamo. Se a voi preferite la Switch oppure l'Xbox Series X? Ditemi, ragazzi, perché è molto interessante la vostra opinione. Ah, possiamo già iniziare? Certo, inizia tranquillamente. E poi volevo dire ai ragazzi che io questa Xbox la farò tanto colorata, perché è più bella colorata. Dovete sapere che io odio i non colori, tipo il bianco e il nero, che sono non colori. Tutti sanno che sono non colori. E quindi, dato che odio questi non colori, non li voglio mai più vedere, no? E Purtroppo io quindi. già lo so. Cosa vuol dire tu? Già lo sai. In che lingua parli, Quante, vo ciccione? quante volte che ci hai sgridati per i colori brutti, tipo il Ma stai marrone? parlando bassa. No, ma io sto gridando quasi. Adesso stavi gridando troppo, però. Cioè, fai te un Non ci attimo. credo. Comunque, sì, vi ho sgridati sui colori brutti tipo il marrone, perché a nessuno interessa il marrone. Cioè, dai, cioè, vi piace la cacca a voi? Perché a me non piace. Poi non lo Che so, colore ovviamente ca... poi. Vabbè, anche color cioccolato, dai. Esatto, sì, dipende un po' dai punti di vista. Ehi, Dipende stai se. criticando i miei occhi? No, no, tu hai gli occhi strabici. Ehi! Ok che No. non ci vedo molto bene, però dai, non è che sono così strabica, eh? Esatto, vabbè, comunque, insomma, a volte diciamo che gli occhi ti possono partire a caso. Adesso io sto facendo il logo. Devo mettere il logo della cosa, della Switch. Ok, Tanto così. la mia sarà più bella. Sì, della Switch, certo, dell'Xbox. No, non sarà più bella perché tu non sai fare. Non so. Ma Vabbè, diciamo, no, sei ragazzi. cattivo. Ora mi offendo. No, non piangere. Però non piangere, dai, per favore, non piangere. Perché sennò poi dopo io mi sento in colpa e non voglio sentirmi in colpa. Mi stai prendendo Vabbè. in giro? Tu mi stai prendendo in giro? Scusate, ragazzi. Stavo ridendo leggermente in modo strano, però mi rendo conto. Walls. Walls, ho detto. Beh, dovete sapere che io queste cose devo Tu fare. bari, tu si comandi. Guarda, se li sai usare, usali. Però se non li sai usare, evita di usarli, sennò poi dopo rompi tutto. Anche le Non voglio palle. rompere tutto, guarda. Esatto, quindi evita di usare. Comunque io sto rompendo proprio tanto le palle ai ragazzi che mi stanno guardando in questo momento, perché nel senso io dovrei anche fare qualcosa di questa casa invece che continuare a fare l'Xbox. Cioè dico la forma esterna, ma guardate che la forma esterna è super importantonza, perché senza la forma esterna noi non avremo assolutamente l'Xbox, no? Cioè, è Beh, è chiaro, no? logico, ma anche un poco meno logico. Tu che cosa staresti dicendo? Scusa, ma sei normale? È logico, ma Cioè, anche poco meno allora, logico. senti, Oh un no. Xbox senza niente dentro non Oh funziona. no. Oh, ah, ok. Eh sì, esatto. Praticamente non funziona un Xbox senza. Come un Xbox senza niente all'esterno farebbe schifo, come la Switch. Esattamente, farebbe schifo. Non insultare la Switch, eh? Ok, va bene. No, perché io ero tanto tentato di insultartela. Cioè, dovresti sapere che io in questo momento sto pensando, ma che ha? Cioè, cosa sta facendo? Con questa Switch, dove se l'è messa? Se l'è Senti, la mia strecciata. sarà una casa bellissima, non bella, bellissima. Ok, sono contento che tu lo pensi. L'importante poi è questo, no? Dopo tutto, se lo pensi, diventa realtà, no? Giusto? Si spera, guarda. Ho un Sì, po' di dubbi, esatto. però lo spero, dai. No, vabbè, diciamo che a volte potrebbe succedere che se lo pensi poi diventa realtà. Quindi, infatti, adesso i ragazzi voteranno me perché io sono. Cioè, sto facendo una casa bellissima. Cioè, guardate qua in confronto a quella di Chiara. Cioè, Non dai, li per puoi favore. corrompere. Ovviamente dovete votare, ragazzi. Votate voi quale casa secondo voi è la migliore, quella Xbox o la Switch. Però alla fine, prima aspettate, se no. Cosa votate? Ok, adesso devo scegliere una door. Vediamo una door bella per la Switch. Io. Ah, sapete cosa? Ho un'idea strabiliante, eh? Hai detto Switch invece di Xbox comunque? Cioè, tu fai Oh! l'Xbox e neanche ti ricordi. Che fiscale! Non so perché ho detto questa cosa, non so nemmeno cosa voglio dire. Però guardate, sono un genio. Io qua uso la tattica del design zozzo. Non so cosa. Ehi! No, no, no. Ok, che questo può sembrare una sorta di cosa un po' più imbarazzante. Però guardate che questa in realtà è la porta d'entrata dove entrano i dischi. E non solo con alcune persone, non solo. Oddio, no!
così mi fai pensare male però, Molto male, molto male. Anch'io stavo pensando molto male. Però adesso sto pensando a come camuffare questa entrata, no? Perché sempre può essere un'entrata come può essere un'uscita, no? Quindi come posso mascherare questa entrata, ragazzi? Non lo so, ditemi voi. Cioè, per ora, io non te lo dico perché siamo rivali. Ok, va bene, hai ragione. Dopotutto, i rivali non si dicono le cose. Però, facciamo così, facciamo così. Ho un'idea. Fidatevi di me, fidatevi che è bella. Allora, dove... window, vai a cagare, window. No, però, no, hai ragione, glass, erano glass. Adesso vi faccio vedere perché è molto importante. Praticamente io stavo pensando di prendere una door normale, questa qua, che fa anche contrasto, molto carina. E poi dopo di fare questa cosa qua, che sembra quasi l'entrata, è... lo sapevo che vi piaceva. Vi piace, giusto? Perché non puoi fare le cose troppo belle, te lo dico, perché sennò non è giusto. Ma stavi parlando basso, tu male, ma proprio male. Ma come? Fidati. Ok, sono contento di fare le cose talmente tanto bene, perché poi Chiara perderà. Quindi io me la prendo con comodo, ragazzi, tranquilli, che sì, ne. Ma non è giusto, non si fa così. Perché non si fa così? No, elevato. Così giochi sui miei sentimenti. Ma cosa stai dicendo? Ma è deficiente. Ma perché dovrei giocare sui tuoi sentimenti? Ma chi c'è, nel senso? Io sono una bravissima costruttrice di primo livello. Sì, ok, se lo dici tu. Se lo dice Retu, ovviamente usa i colori. Cioè, nel senso, non te l'ho detto all'inizio, ma era ovvio che tu dovessi usare i colori. Beh, secondo te, se guardi la mia casa, innamorerai solamente per i colori. Ok, bene, anche l'interno però. Allora, ovvio. Qua ragazzi faremo un angoletto cucina, perché questa casa è un po' piccola. Dovete sapere che l'Xbox all'interno deve essere piccola, perché poi dopo chiaramente deve avere cose più importanti, no? Dopo tutto, tipo la cucina. Tutte le Xbox hanno una cucina dentro, per certi nani che entrano, nani da giardino che entrano tipo nell'Xbox, e anche altre cose che entrano peraltro. No, non diciamo. Sì, come no, tutte non si dice. No, però io ho paura che tipo Microsoft mi denunci. No, scherzo. Mi dissocio comunque da ciò che sto dicendo. No, vabbè, ma non sto dicendo assolutamente niente. Denuncia. Io intendevo i dischi che entrano nell'Xbox, ovviamente. E quindi ma infatti, ma c'è chi mi caga. No, questa cosa ho detto una cosa molto cattiva verso me stesso, mi devo vergognare per questa cosa che ho detto. E quindi adesso mi sculaccio. Scherzo, chiaramente. Chiara, però parla di più. Se no, poi dopo Dunis urla. Ok, bene. No, stai parlando? Oddio, lo sai com'è un po' di topi in casa? Dovrei un po' ucciderli. Cosa vuol dire topi in casa? Mi devo preoccupare? Sì, devo chiamare il disinfestatore di topi, perché... No, stanno occupando un po' la terra. Ok, ma tu quando inizi una frase, finiscila velocemente. Ti devo fare corsi di linguaggio parlato, oppure devi dirgli... Fidati che l'ho finita subito. Parla più alto. Il problema dei topi. Parlo altissimo. Ora troppo alto, Cribio. Ok. E come allora devo parlare questo? Ok, aspetta, se hai problemi di topi, per un attimo non parla. Non lo so, io sto facendo le mie cose. Vai a cagare, adesso noi ragazzi qua facciamo una cosa bellissima. Cerchiamo di fare una cosa bellissima. Questo dovrebbe essere l'obiettivo comune di tutti quanti i costruttori su Minecraft. Voi siete costruttori su Minecraft? Ah, che peraltro io vi sto dicendo che cerchiamo costruttori su Minecraft molto bravi, che sappiano costruire mappe molto belle. Quindi, se voi siete costruttori su Minecraft, mi raccomando, venite e tutti quanti ne saranno soddisfatti. Soprattutto perché noi riusciremo a costruire cose bellissime, soprattutto vivremo avventure bellissime insieme. Chissà che magari non diventerete nostri nuovi amici ed entrerete a far parte del gruppo di Dunis, perché ovviamente poi dopo le persone che entrano e ci stanno simpatici, ovviamente alla fine va sempre a finire che praticamente registrano con noi, anche perché poi ci sta sempre, no, avere tante persone. Quindi, se volete costruire e se siete abbastanza grandi, 13 anni, perché poi su Discord si può entrare solo a 13 anni, ricordiamo. Basta entrare su Discord. Esatto. E poi comunque Discord ce l'abbiamo sotto in descrizione. E poi se avete voglia anche di andare sul mio Instagram, che è edunis.rfp, mi pare una roba di questo tipo. Poi magari, vabbè, insomma, comunque c'è sotto nella descrizione. E questo, niente, piccola sponsorizzazione finita. Però io sto cercando una cosa. No, per favore, da solo. Ce la puoi fare, vai, credo in te. Allora, cerchiamo di fare le cose fatte bene. Tipo, qua prendo la Coca, la Craft Cola, la altre cose, tipo questo, molto bene. E le inzuppiamo un po' su questo tavolo. Ma Chiara, io ti sto sentendo leggermente. Parli sul tavolo. Ci piscio sopra.
Ma scusami. Che schifo, questa cosa non dovevo dirla. Mi dissocio totalmente da ciò che ho detto e mi devo anche vergognare di me stesso e delle persone che mi stanno intorno. Anche perché tipo tu è anche colpa tua. Perché sì. Però sono contento. Una brutta influenza? Stai dicendo che sono una brutta influenza? Assolutamente, assolutamente. Proprio così. Allora, bed. Adesso devo fare una bedroom fatta bene. Fatta assolutamente. Questo scritto, ragazzi, avete visto? Ho scritto una cosa molto strana che però non dovevo scrivere, chiaramente. E poi qua mettiamo, guardate, metto una creeper cola. Creeper cola, vieni, saltami sul cola. La voglio anch'io. Però Chiara, io ti devo dire che il tuo microfono a volte non si sa perché, ma fa cose tipo come sì, una friggitrice. È colpa dei topi. Oh no, io ho colpa dei topi che ho nel cervello che metto le musiche paurose quando dovrei mettere musiche felici. Ok, quindi questi topi a volte ti saltano sul microfono e ti fanno, ti scurreggiano dentro. Che caspita fanno? Probabilmente sì. Arca zozzurellona, porca zozza, porca caccona. Cioè, è colpa della caccona, no? Porcosa. È sempre colpa sua. Sì. Te l'avevo detto io. Tu me lo dici sempre, tipo quando siamo nella stanza da soli, tu dici, Dunis, è colpa della caccona. Infatti sì, mi racconti... Oddio, ho rotto tutto. No, in che modo hai rotto? Cosa guarda, hai fatto? Guarda, ti prego. Non mi dire che hai rotto le cose, Chiara. No, però è un po'... Oh, che schifo! Ma mi fai vomitare. Cioè, ma comunque abbiamo quasi finito, io te lo sto dicendo. Come? No, non è possibile, io non ho fatto ancora niente. Muoviti! È colpa dei topi, non riesco a fare le cose. Non ti ho detto che avevamo solo 10 minuti. Cioè, ormai siamo al 12 minuti, massimo 15 minuti, ci possiamo fare, avete capito, no? Cioè, possiamo andare avanti per 15 minuti, ma non di più, creature. Non di più, perché sennò poi dopo diventa brutto, brutto. E poi si sente la tua tastiera di di guarda, com'è, schifosa. Com'è possibile, com'è possibile? Sì, fidati, perché tu stai premendo tipo i tasti così, guarda. Aspetta, però prima devo prendere la Modern TV perché faccio così. No, com'è possibile? Sì, ma tu non ti rendi conto, ma tipo premi così proprio. Oh no, ho rotto tutto, non devo farlo, mi chiedo scusa. Hai rotto la tastiera? Sì, ho rotto la tastiera, adesso non riesco più a muovermi. Adesso infatti mi arriveranno pure i topi da me che userò i topi come al posto della tastiera. Schifo. Non lo so, una nuova invenzione by Duni, sì. Sì. Adesso, comunque, vi dico che ci saranno nuove serie in arrivo. Spero che siate contenti di questa cosa. Io lo sono molto, ovviamente. E poi questa serie, comunque, questa serie di costruzioni, secondo me è anche bella perché noi parliamo anche di cose che extra, no? Extra, cioè nel senso. Cose molto strane. Ah, cose proprio che. Capito, no, ragazzi? Cioè, capitemi al volo anche voi, no? Scherzo. Cose che esattamente non si dicono, ecco. Sì, cose che nei video, soprattutto tipo quelli roleplay, non diciamo, perché chiaramente non è che possiamo distogliere l'attenzione dai roleplay. E tu stavi parlando basso, te lo sto dicendo, giusto se ti interessava, poi non lo so, magari non ti interessa. No, guarda, non mi interessa più perché... Scherzo, ovviamente. Mi interessa tantissimo, ecco. Ah, ecco, no, perché nel caso, no, insomma, cioè, come decidi tu, ecco, cioè, dopo tutto, io non è che ti voglio obbligare a fare qualcosa per caritizia, cioè, nel senso, lungi da me dal farlo. No, assolutamente, anzi. È da fare qualsiasi cosa che non c'entrano assolutamente niente con l'essere umano e con non l'essere... Scusate se sto dicendo cose... Stai un po' sclerando. Può darsi assolutamente. Ah, adesso io qua posso mettere i poster, i miei preferiti poster. Tipo, voi avete visto, scrivetemi nei commenti se avete mai visto Plans of the Planet. Io no, sinceramente. Però potrei mettere anche Batman. No, avete mai visto Batman? Dai, che c'è, nel senso, se non avete mai visto Batman dovete io vederlo assolutamente. Visti. Io in realtà non ho visto nemmeno Batman. Vi chiedo scusa per questa cosa. Come no, io lo conosco da quando sono piccolina. Davvero? Sì. Oh, cute, non ci interessava comunque saperlo. Oh, va bene, parla. Allora mi escludo. Chiara, quando io non parlo devi parlare tu. È così che normalmente funziona in una relazione umana, no? Quindi, quando uno non ma parla... Ma non riesco. A volte non ti sento per colpa dei topi. Ha sempre sti topi, porca zozzurellona cagona. Mannaggia i topi, oh, che devono sempre rovinare tutto. Guarda che chiamo la disinfestazione io, Non è possibile. Sì, ti prego. E poi parla alto! Scusate se vi ho spaccato i timpani, è normale, però insomma. Vabbè, diciamo che abbiamo finito, dai, c'è la cucina, c'è la camera da letto. Cosa vuoi, metterci anche il bagno?
No, il bagno in realtà non si può mettere, sapete perché? Perché sotto non posso scendere, dato che è tutto rotto. Dato che io a nonno gli ho detto 20 anni fa di fare qualcosa. E peraltro, vediamo un attimo, non c'è ora qua in stanza, nonno. Però si dovrebbe vergognare, nonno, perché ho detto di fargli di fare questa cosa, non l'ha ancora fatta. Cioè, come si permette? Che lui ha detto, sì, sì, tranquillo. Colpa sua. Lo faccio, sì! Poi una volta, sai cosa ha fatto? È un vecchio, dai, ci sta che riposa, Sì, sì, assolutamente. Ma poi una volta, sai cosa ha fatto? Ha cagato sopra tutta la tastiera sua, ovviamente non mia, ci mancherebbe altro. Che schifo! Ha fatto no, completamente schifo. Nonno. Esatto, perché si è confusa col cesso, si è confuso col cesso. E poi io ho detto, ma come caspita ti è venuto in mente di farla qua sopra, no? E l'ho visto proprio con i miei occhi, proprio questi occhi qua. È stato terribile. Immagino che è scandalizzato. Sì, 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 scandalizzato. Ovviamente mi dissocio da ciò che sto dicendo e sto scherzando, giusto per... nel senso, non pensate che sia veramente così. Allora, Chiara, mi spiace, ma ormai è la fine. Abbiamo finito. Ma non sono riuscita a fare niente. Me ne rendo conto, infatti credo che tu stia leggermente deficiente, perché io, cioè... finisci, cioè finisci, nel senso no, no, non finisci perché abbiamo finito. Questa è la casa di Chiara, ragazzi, abbiamo già visitato. Vabbè, guardate, guarda l'esterno, dai. L'esterno è molto bello, devo dire, ma l'interno non c'è. Io fa abbastanza schifo. Mi vergogno per questi video, vi chiedo scusa dal profondo del cuore. Capisco che voi possiate essere delusi da persone come queste, anch'io potrei esserlo. Anche perché poi Chiara mi dovrebbe seguire, perché dobbiamo visitare la mia casa e capire come si fa una se casa. Se riesco, in... sì. Poco tempo. Cosa vuol dire? Ah, tipo ti pare, ma ti tipo subito, Chiara. Chiacchiera. Allora, no, mi sono hai tipato io. Dai, vabbè, allora ti tipo in casa, sai cosa? Ti tipo in casa così almeno. Sono qua, sono qua. Ah, sì? Perfetto, bene, ciao. Bene. Allora, ciao. Che bella casa. Praticamente è questa. Oddio, la torta. No, non si mangia. No, 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 non si mangia. Ti devo dare le sberle in testa, sai? Come ti permetti? No, no, scusa, scusa. Ok, non la bene. Mangio. Però bellissima skin, devo dire. Si è cambiata la skin. Prima aveva una skin di me. Modestamente. L'altra era un pochino brutta. E invece questa skin è molto più bella. Adesso questa è la cucina. Invece al piano di sopra c'è la camera da letto con tutti i poster bellissimi. Ma dei è fine. Buia. No, perché se tu premi le freccette vicino al Mayusk, che tu non sai cosa sia, però insomma. Vabbè, io vedo bene. Guardate che bella, ragazzi. Lecco questa camera, dico lecco la camera, chiaramente. Ah, non ok. Pensiamo male. Ok, bene. Niente, abbiamo finito. Questa chiaramente è l'Xbox vista dall'esterno. Un no, design è brutta, molto non mi piace. La mia è meglio. Anche se non c'è l'interno. Guarda, dall'esterno in realtà la mia rispecchia molto l'Xbox, tranne che è colorata. E quindi, cioè, nel senso, io non è che potevo far di più. Mentre la tua non rispecchia affatto la Switch, perché non so che caspita potrebbe essere. Però, devo dire, è più senti, più sono stata giocosa. Un po' creativa. Dai, un po' creativa, però dai, ci spazio. Sta. Daremo spazio ai ragazzi di Ocaspiterina. Sono stupido perché ho. Vabbè. Daremo spazio nei commenti ai ragazzi di rispondere, di votare queste case. Quale per voi è la casa più bella, ragazzi? Scrivetecela. E la secondo Switch. Me. Ovviamente no, la Switch. Secondo me l'Xbox. Molto più bella l'Xbox. E ovviamente votate scrivendo. Oppure, non lo so, mettete. Caspita, ne so, mettete le ciambelle. Che sono buone quelle ciambelle. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!